Le altre tre forze di maggioranza, le tre forze di maggioranza hanno raggiunto un compromesso, un primo compromesso, e già il lodo Conte 1, attenzione, superava e di gran lunga alterava notevolmente la norma originaria. Il lodo cosiddetto Conte bis, non vorrei dire la stravolta, ministro, non ti offendere, ma addirittura l'ha cambiata ancora ulteriormente. Quindi oggi questa proposta di, cioè, si chiarisca agli italiani cosa significa mozione di sfiducia nei confronti dell'operato del ministro Bonafede. Capite che è proprio qualcosa che è irrazionale, irragionevole. Io non riesco a guardi, sarà un limite delle mie facoltà logiche, non riesco a capirlo. Detto questo, ovviamente, semmai, a me non piace ragionare in termini ipotetici, semmai ci fosse un'iniziativa del genere, il sottoscritto, per assicurare credibilità alla politica, ne trarrà tutte le conseguenze.